benvenuti nel canale ufficiale di Autocentri Balduina. In questo video vi parleremo della nuova Audi A8. Ma prima di vedere com'è la nuova Audi A8, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. Missione presidenziale o quasi compiuta. La nuova Audi A8 rientra tra quei modelli che possiamo definire iconici. Le sue dimensioni, la ricchezza degli interni, della scelta dei materiali e degli accostamenti cromatici la rendono senz'altro una delle incarnazioni del lusso autentico su quattro ruote. La prima A8 arriva in concessionaria nel 1994, andando a sostituire l'ormai datata V8 che già dal nome tradiva l'architettura del sontuoso motore. Un'ammiraglia che inizialmente faceva un po' il pari con l'Audi 100 e che solo con il passare degli anni è riuscita a convincere un esercito di amministratori delegati a viaggiare con lei. Oggi siamo sicuramente davanti a una A8 tutta nuova, oggettivamente bella ed esclusiva, con un pieno di tecnologia che si è appena completato con il lancio della versione alla spina plug-in hybrid. Il risultato vede quindi la tradizionale forma della berlina a tre volumi, tipica delle auto di rappresentanza. Gli stilemi estetici sono quelli delle Audi di ultima generazione, scalati però in questo caso nella percentuale corretta per non risultare goffi se applicati ad un'auto così grande. C'è solo attrazione integrale e se lo spazio in garage lo permette si può anche scegliere anche la versione L limousine e a passo lungo. E parliamo quindi di dimensioni di Audi A8, probabilmente l'aspetto più evidente appena si ha a che fare con una lunga berlina di questo tipo. Proprio la lunghezza in questo caso segna infatti 519 cm che diventano addirittura, come dicevamo, 5,32 m con la versione allungata. Va da sé che lo spazio per i passeggeri sia ai vertici della categoria, mentre il capitolo carico varia in base al tipo di motorizzazione scelta. Si parte da 390 litri a disposizione sull'A8 con motore plug-in hybrid e 505 fruibili con l'altro motore a disposizione, il turbo diesel. E veniamo quindi proprio a parlare delle motorizzazioni. Come avrete capito, sono due le scelte a disposizione tra un TDI ed un benzina ibrido plug-in appena lanciato dalla casa tedesca. Con il diesel si viaggia con un 3000 da 286 cavalli di potenza, mentre la versione ricaricabile alla spina è un benzina che, combinato all'unità elettrica, sviluppa ben 462 cavalli e 700 Nm di coppia massima. La batteria per la parte elettrica segna 18 kWh e consente di viaggiare a zero emissioni per circa 60 km. Se vi è piaciuto il nostro video sulla nuova Audi A8, beh allora mettete un bel pollice su, commentate e seguite le nostre pagine social. Per farlo trovate tutti i link nella descrizione sotto il video. A presto!